devo fare la dichiarazione di voto. No, io devo dire che non sono nemmeno io imbarazzato nel dichiarare il mio voto di astensione a questa amministrazione, ma io non lo sono, perché credo di essere stato coerente e ricordo al consigliere e al capogruppo del Partito Democratico che io non sono innamorato respinto, perché ironia della sorte, col suo voto, anche con il suo voto, io sono stato eletto nella direzione regionale, nella direzione provinciale, in tutti gli organismi del PD e ho dato, ironia della sorte, anche con il suo voto, le dimissioni da tutto, dimostrando non attaccamento alla poltrona come qualcun altro invece qui dentro non può dire del suo partito e non del mio. Per cui da questo punto di vista credo di aver dato ampiamente prova di non essere né un innamorato respinto né e che lei ci creda o meno, e credo che su questo glielo può confermare anche il gruppo interessato, ho ricevuto di recente la proposta di rientrare in questa maggioranza e sono io che non ci entro, non perché sono innamorato respinto, perché credo di essere coerente, al contrario invece di lei. E sa che cosa? Sono molto più libero di lei di poter dire quello che penso, mentre lei, ironia della sorte, dopo avermi votato e contribuito, si è dato anche dell'imbecille sul giornale. Io a tanto non sono ancora arrivato, le chiedo scusa se non ce l'ho ancora fatta, arriverò probabilmente nel tempo, no? Però almeno sul giornale non mi sono dato dell'imbecille. Thank you.